Mi chiamo Maurizio Corda, vengo dalla Sardegna e in questo momento vivo a Puerto Aventuras, Messico. Ho lavorato per circa 30 anni nel settore chimico. Ho deciso di venire qua perché venivamo qua in vacanza, abbiamo visto, insomma, la possibilità di un business. Mi hanno invitato a entrare in questa società che aveva la falegnameria, una decisione che abbiamo preso nel giro di 2 giorni con mia moglie. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto sì, facciamolo. Abbiamo venduto tutto il vendibile e ci siamo trasferiti qua di sana pianta. In un mese avevamo già fatto tutto. La qualità della vita qui è tutto più tranquillo, è tutto più soft. Non c'è quella pressione, non c'è quella fretta che abbiamo in Italia. Tu quando vai in Italia in un negozio devi comprare, devi uscire subito. Qua, slow down, devi andare. Ma noi italiani non ci adatteremo mai, perlomeno per quanto mi riguarda. Però devi farlo, se no non puoi vivere qua. Cioè, i ritmi sono loro e non possiamo imporre noi i ritmi, ci dobbiamo adattare ai loro e siamo venuti qua per quello, per stare più tranquilli, per avere la serenità che qui hanno. Allora, qua facciamo dal disegno alla costruzione dei mobili su misura. Tiene uno soccolo di 5 cm, tiene dos puertas con moldura. La falegnameria per lo più è artigianale, insomma, abbiamo le attrezzature basiche, si usano tutti i legni locali. È un mondo che io non avevo mai approcciato, essendo un chimico la questione delle pitture è stata più facile da abbordare, però sul legname, conosce il legname, le sue qualità, come scegliere, come usarlo, no, l'ho imparato dai maestri locali, insomma. Il fatto che la falegnameria abbia un'impronta italiana aiuta, cioè gli americani, i canadesi, anche i messicani apprezzano ovviamente la qualità, il dettaglio e lo styling italiano, lo styling italiano, insomma, che è quello che stiamo cercando di dare nell'ambito del permittibile, del permissibile, insomma. La difficoltà è curare bene i dettagli perché molte volte la manodopera non cura, deve stare appresso alla manodopera perché curi bene i dettagli, perché se vogliamo dare un'impronta italiana che sia ben dettagliato, che abbia delle rifiniture di un certo livello. E quindi bisogna stare appresso ed è quello che noi in questa falegnameria cerchiamo di dare, insomma, un'impronta un po' più sul dettaglio, sull'installazione, che le finiture siano fatte in un certo modo. Ma per il momento, quanto riguarda il mio futuro, se continua così, continuiamo con questa attività finché dura. Poi, sinceramente, sto imparando anch'io a vivere alla giornata come si fa qua. E quindi senza fare progetti a grossa distanza.